Allora, prego. L'ho conosciuta a una festa nella casa di campagna Feltrinelli, della famiglia Feltrinelli, della casa editrice Feltrinelli. Era una grande festa estiva all'aperto e c'era moltissima gente e io ho conosciuto questa giovane donna bionda che è stata molto simpatica, ma che non sapevo chi fosse. E ci siamo messi a chiacchierare insieme, siamo sedute sul prato ed è arrivato un amico che era Furio Colombo. È diventato anche lui uno scrittore celebre, eccetera. E Furio si divertiva a leggere la mano. E ha letto la mia e quella di Ingeborg, e a me ha pronosticato un grande futuro. A Ingeborg invece un tranquillo futuro di casalinga. Poi Ingeborg non ha detto niente, si è alzata, ha raggiunto altre persone e Furio Colombo mi ha chiesto: ma chi era quella giovane donna? E io ho detto: non so, so che si chiama Ingeborg. Ingeborg? Cioè lui sapeva chi era Ingeborg Bachmann e gli ha preso un accidente. E poi lei viveva a Roma. E io in quel periodo vivevo a Roma con quello che poi sarebbe diventato mio marito, che è un filosofo che si chiama Giorgio Agamben. E abbiamo cominciato a frequentarci. Prego. È strano perché per i primi tempi, per i primi anni in cui ho frequentato Ingeborg, non c'era nessun suo libro era stato tradotto in italiano e io non parlavo una parola, ne leggevo una parola di tedesco e quindi non conoscevo i suoi libri. Però immediatamente in qualche modo ho capito chi era. Cioè, ho avuto per lei lo stesso trasporto, la stessa fiducia che avrei avuto conoscendo la sua scrittura. Io appunto vivevo con un ragazzo più giovane di me e che era ed è un intellettuale, un filosofo, uno scrittore, ma che anche lui non aveva letto Ingeborg e non era interessato. Dopo, quando l'ha letto, voglio dire, adesso è un suo immenso ammiratore. Io lo ero senza averla letta. E questo mi è successo molte volte con le persone che ho conosciuto. Mi sono molto, cioè mi è piaciuta moltissimo. Avevo voglia di essere sua amica, di avere un rapporto stretto con lei. E infatti il nostro rapporto è stato, come dire, una specie di sussulto del rapporto che si ha con un grande intellettuale, voglio dire, le sue cene c'erano Adorno, c'era Gershom Scholem, e però poi andavamo, ci prestava una stufetta elettrica o veniva a cena e non riusciva a trovare la casa, avevamo un rapporto, come dire, insieme molto da ragazzi e anche molto letterario. Sentimento. Beh, com'era l'Europa in quegli anni? Era una meraviglia.
Anche Roma e l'Italia erano una meraviglia. Roma era piena di scrittori, di poeti incantevoli, che frequentavamo naturalmente, con cui andavamo a pranzo, a cena, al bar, in vacanza. Era tutto molto, molto semplice, molto naturale e senza perdere niente della sua elevatezza, perché appunto in quegli anni c'era Elsa Morante, c'era Calvino, c'era Giorgio Caproni, c'erano persone veramente fantastiche, c'era Pasolini, che non si mescolavano. Ingeborg non frequentava queste persone. In compenso frequentava Franco Serpa, che era un grande latinista e grecista, che se lui fosse disponibile vi consiglierei di vedere, era molto amico. Sì, era una Roma dolcissima e luminosa. Qui ha un grande amico suo, Sì, a Fuente era con cui ha musica. fatto Come si chiama? un'opera, Mi devi insegnare. il principe. Ingeborg, sì, aveva molti amici e molte conoscenze, alcune delle quali siamo venuti in contatto appunto quando quelli che non stavano a Roma, ma che venivano a passaggio, appunto come Adorno o Schole, li abbiamo conosciuti. Li abbiamo conosciuti per modo di dire, perché non parlando tedesco, naturalmente. Mi ricordo per esempio che quando è venuto Adorno, che in realtà non mi è stato molto simpatico, c'erano Roberto Calasso e Florieghi che sono stati invitati, che ho fatto conoscere io a Ingeborg, mi pare. Erano miei amici e loro parlavano tedesco e quindi tutta la serata hanno parlato tedesco. Quindi Scholem invece già di più, già con Scholem abbiamo potuto chiacchierare. Ma non ci si mescolava tanto. Sì, due amiche, lei aveva due grandi amiche, una si chiama Koshel. Anche loro sarebbe interessante incontrare per voi. Coscelo il numero di telefono, ogni tanto ci sentiamo. Also meinte jetzt am Ende, dass er Un altro grande amico era Franco Serpa, come dicevo prima, questo latinista e grecista, ma ho scoperto che era anche amico mio, ma ho scoperto dopo che erano così amici. Per esempio, quando Serpa mi ha raccontato che quando Ingeborg era in ospedale, che stava morendo, lui è entrato, è andato a trovarla e lei le ha fatto così con le dita. Io ero a Londra, quindi non sarei potuta andare, ma voglio dire, questo denota una grandissima intimità, ma non ci siamo mai visti insieme. Poi naturalmente era molto legata a Hans Werner Henze, che viveva in campagna vicino a Roma, e mi pare che siamo andati una volta a una festa di Henze, con Ingeborg. Ma erano. Sì, come dire, annusavamo i suoi amici. Come quando è successo questa cosa terribile che lei ci aveva
proposto di darci una sua stufetta elettrica perché a casa nostra faceva freddo e siamo andate l'indomani a prenderla. E il portiere ha cercato di fermarci, ma non abbiamo capito. Abbiamo detto: ma no, ci aspetta. E quindi siamo andate a suonare alla sua porta, non rispondeva. Ha suonato di nuovo, eravamo ragazzi un po' sfacciati. E Ingeborg è venuta ad aprire con una faccia devastata e ha detto: non posso vedervi oggi perché un mio amico si è suicidato. E siamo andati via molto, molto dispiaciuti e poi abbiamo scoperto che si trattava di Paul Celan che aveva fatto un tentativo di suicidio e Ingeborg ne era appunto sconvolta. E così avevamo come la percezione di un mondo che lei conosceva, che noi conoscevamo soltanto naturalmente di nome. Sempre Franco Serpa mi ha raccontato, per esempio, di quando è venuto i nomi, il grande poeta americano, che forse adesso ci fermiamo un momento, così me lo ricordo. A proposito di Celan, poi è curioso che molti anni dopo, quando ho avuto una mia casa editrice che si chiama Nottetempo, ho pubblicato il carteggio di Bachmann Celan. È il libro di tutti i libri che ho pubblicato, è stato quello che ho amato di più. Ma poi, per esempio, sempre Serpa mi ha raccontato ancora che che era venuto a Roma il grande poeta Oden, Winston Oden, ed erano andati, credo, proprio da Hense, e c'era Ingeborg, che ancora non aveva pubblicato in italiano, insomma, che non era così famosa ancora. E mi diceva Serpa che Oden, appena arrivato, ha visto Ingeborg e si è messa a parlare con lei e ha passato tutto il tempo con lei, è proprio stato come un richiamo. E poi invece queste erano le buone compagnie e poi ci sono state le cattive compagnie. A un certo punto Ingeborg è stata avvicinata da un giovane uomo che io conoscevo e che era una brutta persona, molto brutta, che avvicinava le persone più grandi di lui. E le sfruttava e è stata anche in prigione per questo. E cercava di farsi lasciare i loro soldi. E non so se riguarda lui questo o altri, ma una volta Ingeborg è stata picchiata ragazzi romani. Voglio dire, c'è stato un momento, io non c'ero, io e mio marito eravamo in Francia e poi in Inghilterra e non l'abbiamo più vista. Ma c'è stato, però mi hanno raccontato, c'è stato un momento in cui è stata avvicinata, forse perché era diventata famosa.
stata avvicinata da Gentaglia, o forse perché Roma cominciava a essere una città non più tanto amabile. No, ero più grande, ero più grande. No, quando, no, la prima volta che sono stata a lungo a Roma e che ho conosciuto Elsa Morante, avevo 17 anni. Elsa Morante, Moravia, avevo 17 anni. Ma Calvino e Pasolini li conoscevo già. Ma Ingeborg ero più grande, avevo più di 20 anni. Anche perché ho conosciuto quello che poi è diventato stato mio marito per 20 anni. E io avevo 24 anni, quindi siccome vedevamo Ingeborg insieme, poi sono andata, ecco esattamente, mi sono sposata a 29. E quindi siamo andati, abbiamo lasciato Roma per sposarci, perché ci siamo sposati in Inghilterra. Io avevo 29 anni e mio marito 26. Quindi abbiamo conosciuto Ingeborg nel periodo fra i miei 24 e 29 e per Giorgio fra i suoi 21 e 26. Quindi eravamo molto giovani, ma non proprio bambini. E avete parlato di relazioni, di amore, del concetto dell'amore, di relazioni. Non ricordo. Non mi pare, no. Mi sembra di ricordare, no, solo questo episodio terribile dei ragazzi che lei ha detto, io sono che era uscita e che l'avevano picchiata sulla porta, ma non credo che, non so se è andata, non so come sia andata. No, non mi pare. E non sapevamo nemmeno dei suoi amori. La cosa che mi colpiva veramente molto era la sua difficoltà a vivere, proprio difficoltà. Era inadatta, non era affar suo, la vita non era affar suo. C'era più della timidezza. Cioè, le cose per lei erano di una difficoltà estrema. Lei del resto diceva che una delle ragioni per cui stava a Roma era perché in Austria la riconoscevano per strada. E questo per lei era tremendo. Ma non ricordo di aver parlato. Credo che le piacesse quello che poi è diventato mio marito, che era bellissimo, in effetti. Ma lui, scioccamente, non era interessato. Max Frisch hat sie ja nicht kennengelernt. Prego. Ero a Londra e avevo conosciuto Sonia Orwell, la vedova di Orwell, di George Orwell, e lei mi telefonò, aveva letto questa notizia e mi telefonò per dire, io sapevo che cosa era successo, che stava male, voglio dire, però lei lesse questa notizia, me la diede e io le soffrii moltissimo. E fui molto, molto, molto addolorata. E
E allora Orwell, Sonia Orwell, mi consolò leggendomi una ballata shakespeariana, Fear No More. Però non mi consolò veramente. È una cosa che... È una cosa di cui io, in certo senso, non mi sono mai rassegnata. Alla sua morte, anche a non averla vista per gli ultimi anni perché non ero a Roma. Di averla persa senza averla inseguita. Perché quegli anni a Roma avrei potuto anche vederla di più, avrei potuto parlare di più. Capire di più, poi nel frattempo avevo letto Il Trentesimo Anno che mi era piaciuto moltissimo. E, sì, una cosa a cui non mi sono mai abituata. Io non c'ero appunto negli ultimi anni, non c'ero quando è morta, ma non ho mai pensato, saputo, creduto che si fosse suicidata. Quello che sapevo era che una sua, quello che dicevano per esempio le due amiche, cui accennavo prima, aveva una dottoressa che le dava delle medicine molto forti. E lei fumava molto e prendeva queste medicine che la facevano dormire, che la intontivano più che farla dormire. E fumava a letto e si è addormentata e il letto ha preso fuoco. E poi credo di ricordare che lei ha fatto anche una cosa sbagliata, cioè si è buttata nell'acqua fredda. Questo sono i miei ricordi, poi, come dire, avranno fatto degli studi. Io non so più di questo, so che allora ne ho parlato con queste sue amiche, con le sue traduttrici, insomma, con persone che la frequentavano molto e che erano molto arrabbiate con la dottoressa per le cose per le medicine che le dava. Non so perché si sarebbe suicidata in questo modo atroce, bruciandosi viva. Non riesco a crederlo. Ah, devo confessare una cosa. Che durante la vita di Ingeborg è stato pubblicato Il Trentesimo Anno, che ho letto e che ho amato molto, non le poesie e non altri romanzi suoi. E dopo la sua morte sono state pubblicate tante cose sue e io ero così bruciata in qualche modo dalla sua morte, che non riuscivo a leggerla. Per anni non sono riuscita a leggerla. Poi ho letto le sue poesie, poi ho letto diversi libri suoi, poi ho anche pubblicato alcuni libri suoi, ma è sempre rimasta come una difficoltà. Come se leggerla rinnovasse il dolore per la sua morte. E non ho una sua poesia preferita, trovo le sue poesie meravigliose.
in compenso Ingeborg ha letto me e ha letto il mio primo libro, insomma ha letto un libro mio e ha scritto al suo editore Hansel dicendogli di pubblicarlo, di tradurlo in tedesco. E mi ricordo che mi ha mandato un telegramma per dirmi che purtroppo ho perso, per dirmi che l'aveva letto, che aveva letto il mio libro e che le era piaciuto. E Hansel mi ha scritto per chiedermi di mandarglielo, ma lo aveva già preso Rowohlt. E quindi non ho potuto. La cosa buffa è che questo è avvenuto proprio quando io l'avevo invitata nella casa dei miei genitori a Lerici, al mare, e lei non era riuscita ad arrivare per il caldo che faceva a Roma. E io l'avevo aspettata alla stazione della Spezia, un treno dopo l'altro, e poi quando sono tornata ho trovato un suo telegramma che mi diceva: non ce la faccio affrontare questo caldo. Ma come se si sentisse un po' in colpa, almeno io così l'avevo interpretato, ha voluto fare qualche cosa per me e ha chiesto al suo editore di pubblicare il mio libro in tedesco. Gewandert als Star, ob es vielleicht für Sie ein bisschen zu früh war, das zu verkraften? Zu verkraften? Era troppo, secondo lei, era troppo presto che Ingeborg Bachmann è diventata famosa nella stampa e dappertutto? Perché? 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 Sì, infatti, anche io mi chiedevo perché questa domanda. Sì, perché? Also, sie war ja sehr, sehr bekannt. Di essere così famosa a una giovane età, secondo lei non ha inflitto un peso su di lei, un peso di prestazione, una pressione di. Aveva 20 anni e passava come già nel Spiegel, che era come comparabile con il Focus o con l'Espresso. Era sulla la foto di titolo, e quindi Nobel chiedeva, sì, magari per lei era questo un fattore di pressione, perché parlavamo della pesantezza della sua, il modo difficile di vivere. Questo forse sì. Ascolta. Ok, prego. Forse. Scusate, ma la vostra domanda compare o devo rimetterla? No, non compare. Quindi... è meglio fare tutta la frase. D'accordo. Come dicevo prima, Ingeborg mi ha detto che una delle ragioni per cui stava così bene a Roma era perché a Roma non la conoscevano, e mentre in Austria la fermavano per la strada. E questa è una cosa che sicuramente le pesava molto, perché appunto aveva questa specie di ipertimidezza, di iperdifficoltà nei rapporti. Del resto mi aveva molto colpito anche nel carteggio tra lei e Celan. Mi sembrava che le difficoltà le mettesse tutte lei. E m'hanno anche un'altra cosa che mi hanno raccontato è che a un certo punto aveva fatto un viaggio con altre persone, un gruppo letterario in America, e lei si perdeva sempre.
era il cruccio degli organizzatori che Ingeborg spariva non perché volesse sparire, ma che proprio si perdeva. E penso sì che lei i rapporti con le persone fossero molto, una questione molto, molto delicata. Non mi ha detto altro, nel resto non parlavamo di queste cose, però un episodio che può essere significativo è quello che quando andavamo a cena da lei non riuscivamo mai a mangiare ed eravamo giovani, insomma, avevamo fame. Perché lei preparava delle cene squisite nella sua sala da pranzo e noi passavamo davanti alla sala da pranzo, qui c'era l'ingresso, qui c'era la sala da pranzo e qui c'era il suo soggiorno e sbirciavamo aspettando il momento in cui ci avrebbe detto di andare in sala da pranzo e servirci, ma non ce lo diceva mai. E quindi dopo una certa ora ce ne uscivamo affamati da casa sua. Avevamo incontrato persone straordinarie, ma avevamo giovani appetiti. E l'ultima volta mi ricordo che io ho fatto un accenno a questo e lei mi ha detto: "Ma certo, era lì per voi, non avevate che da andare a prenderlo." Bravo! Per lei stare con le donne o la sua difficoltà con le persone mi fa un po' pensare a quella che aveva Emily Dickinson. Emily Dickinson, sono sicura che se mai l'avessi incontrata l'avrei adorata, e anche senza leggere le sue poesie, perché emanava una specie di eccesso di verità, che è una cosa che a me piace tanto nelle persone, questo eccesso di verità, una specie di segreta trasparenza. Quando una persona è così scoperta, così senza pelle, che ogni minimo sfioramento può essere doloroso oppure può essere una meravigliosa carezza. E Ingeborg mi dava l'impressione proprio di questo, cioè che la sua difficoltà con la vita era la difficoltà di un essere senza pelle, che non ha protezione, che non ha nessuna protezione. Ma proprio questo che mi attirava, cioè che mi rendeva così facile amarla e essere felice di conoscerla, perché una persona che non si difende e che non si protegge è un miracolo umano, è quanto di meglio uno possa incontrare ed è anche molto facile incontrarla, basta che neanche tu ti difendi. Letzte Frage für heute. Warum ist eine Ingeborg Bachmann als Person und das, was sie vielleicht auch ausstrahlte, wichtig für heute oder interessant für heute? Warum sollte man ihre Geschichte erzählen, Ihrer Meinung nach, wenn das so ist? Perché una Ingeborg Bachmann potrebbe essere così. Non credo ai messaggi, non credo che i messaggi siano importanti. Penso che una persona come Ingeborg avrebbe adesso una quasi impossibilità a vivere. Penso che se queste persone non ci sono adesso, non è un caso.
è perché l'aria che respiriamo è un'aria molto, molto brutale, molto, cioè, priva di qualunque purezza o delicatezza. Penso che Ingeborg non potrebbe respirare adesso, anche se naturalmente sarebbe meraviglioso che ci fosse una persona così, ma mi domando se ce ne accorgeremmo, se saremo capaci di incontrarla. Forse no, ma se ci fosse e se ne fossimo capaci, certo respireremmo molto meglio. Wow. 'È una foto che ha fatto mia sorella. Ok, prego. Ti kannst rausnehmen und dann erzählt sie, was das Bild erzählt. E parlare di quello che ha detto prima la situazione. E questa è una foto che ha fatto mia sorella, che all'epoca faceva la fotografa e poi ha lasciato. È una foto molto bella a cui tengo molto. Sì, io penso, non eravamo ancora sposati. E quello che sarebbe poi stato mio marito per 20 anni era un bellissimo ragazzo che girava un film, Il Vangelo di Pasolini, quando l'ho conosciuto. E credo che a Ingeborg piacesse un po', in modo del tutto innocente, ma secondo me era più interessata lei a lui che lui a lei, perché lui, come dire, si è interessato poi ai suoi libri, alla sua scrittura. Non è entrato subito in contatto come sono entrata io, senza aver letto niente. Invece lei è entrata in contatto. Ok, prego. 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 Solo prendere la foto e nochmal ein bisschen schneller, einfach so wegnehmen. Più, dice più rapidamente, solo prendere come un gesto normale. Attenzione, attento. Ok, moment. Nochmal. Ancora una volta. Sì, perfetto. Moment, ich gehe hinter euch. Moment. Was denn? Sie hält es nochmal so, wie sie es mir in der Kammer, ich brauche es zum Schneiden, weißt du? Mm-hmm. Sie hält es nochmal, sie nimmt es nochmal. Mm-hmm. La stessa cosa di nuovo. Mm-hmm. Nochmal nehmen und so halten, so halten. E tenere la foto così, no? Ah. Nee, guck mal. Wie sie hat mir ja erzählt davon, ne? Und dass sie es einfach nur so hält. So. Ja, ja. Genau, so. So. La stessa come so. Se lei raccontasse. Allora, di nuovo tutto il movimento è... Nee, einfach, si soll es einfach nur halten, festhalten. Ah, solo tenerlo. So, genau. Perfetto. Moment noch, ich drehe noch. Ancora sta girando.